Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi auguro che stiate bene, mi auguro che stiate passando delle giornate serene, però sono qui per distrarvi un po', no? Per darvi un pochino di leggerezza rispetto a quello che vivete e dobbiamo parlare di una situazione che mi ha veramente molto affascinato, perché qualche giorno fa io avevo pubblicato un video su De Bruyne. Avevo spiegato le dichiarazioni di De Bruyne, che aveva detto a me piacerebbe giocare veramente molto con Cristiano Ronaldo, perché è un grande giocatore. Molti fra quelli che mi seguono, e per molti intendo svariate migliaia di persone, mi avevano scritto e mi avevano detto: Matt, ma perché non fai un video su De Bruyne alla Juve? Inizialmente avevo tentennato, poi ho detto vabbè, lo facciamo, però diciamo la verità, non diciamo che De Bruyne va alla Juve, diciamo che non c'è contatto fra De Bruyne e la Juventus. E non c'è ancora oggi il contatto, però ci sono state delle dichiarazioni nuove di De Bruyne che mi hanno particolarmente interessato e che ho deciso di portarvi qui, non come notizia di De Bruyne alla Juve, ma come visione panoramica di quello che sta succedendo attorno al ragazzo. Perché De Bruyne è a mani basse fra i primi tre centrocampisti del mondo. Giocatore assurdo, in tutti i punti di vista, proprio straordinario, fantastico, che ha una capacità di visione di gioco, una capacità di dribbling, di tiro, di calcio, di passaggio, di mentalità, veramente che se ne trovano veramente pochi negli ultimi vent'anni come De Bruyne. È un giocatore che, vi posso dire una cosa che ho sempre pensato, perché adesso la dico e forse dico una cosa sbagliata, però non so neanche che ci faccia al City, perché De Bruyne è un giocatore da Real, da Barcellona, da Juventus, cioè squadre che hanno fatto la storia del calcio. Adesso il City è stato squalificato per 2 anni dalle competizioni europee, probabilmente faranno reclamo, potrebbe essere accorciata una stagione la sentenza, però il problema è che comunque almeno una stagione senza Coppa Europea il City starà, se non due, perché il City ha già fatto dei reclami che sono stati, diciamo, rigettati dal tribunale competente, quindi è un po' particolare. Quindi dagli 1 ai 2 anni il City lo farà senza Coppe Europee. De Bruyne ha detto chiaramente: stare 2 anni senza Coppe Europee è difficile per un giocatore della mia età, per un giocatore con il mio talento, con la mia ambizione. Stare 2 anni senza giocare la Champions, cioè, è veramente una tortura, è una cosa sbagliata. Quindi queste dichiarazioni hanno mosso un po' di acque, perché tante persone, quelle stesse persone che avevano scritto qualche giorno fa, mi hanno riscritto e mi hanno detto: Matt, ma hai visto, tu avevi detto che non c'era niente fra De Bruyne e la Juventus, perché l'avevi detto questa cosa? Perché avevi detto una bugia? Perché non era una bugia, ragazzi, perché continuo a sostenere che non ci sia nulla per ora fra De Bruyne e la Juventus. Poi se De Bruyne dovesse veramente lasciare il City, probabilmente la Juve sarebbe sicuramente interessata a valutare l'affare. Però siccome si dice spesso: Matt, ma tu stai parlando di molti nomi. Ragazzi, quando sei parte di una grande squadra, tu valuti una serie di nomi, non valuti un nome solo. Cioè, se io ho in mente di prendere Pogba e mi rendo conto che Pogba non può essere preso, io giustamente devo virare su qualcun altro. Quindi io vi porto ogni nome che sia accostabile alla Juventus e che possa far comodo. Questa cosa mi auguro che vi faccia piacere, nel senso che io lo faccio per tenervi informati su più nomi, altrimenti non potrei parlare essenzialmente di nulla e farei un video a settimana tranquillamente in cui faccio un riepilogo del mercato e non c'entra nulla. De Bruyne è un nome interessante per la Juve. Se potessi prenderlo e portarlo alla Juventus, lo porterei domani. Cioè, un giocatore che letteralmente mi fa veramente crogiolare nel godimento puro quando lo vedo giocare. Un giocatore fantastico, è intelligente, è astuto, è tecnico. Un giocatore che possiede delle caratteristiche fantastiche, delle qualità straordinarie, delle qualità che secondo me farebbero comodo in qualsiasi squadra. Perché se oggi mi nomini un giocatore del centrocampo che sarebbe titolare ovunque, ragazzi, in qualunque squadra big europea, io ti dico De Bruyne. Provate a pensarci un secondo, no? Metti caso che De Bruyne vada al City, tu che guardi, no? Metti caso che De Bruyne lascia il City, ok? Lo vedresti titolare alla Juventus? Assolutamente sì. Lo vedresti titolare al Real Madrid? Assolutamente sì, anche a costo di ribaltare il modulo. Lo vedresti titolare al Barcellona? Assolutamente sì. Lo vedresti titolare al Chelsea? Assolutamente sì. Lo vedresti titolare allo United? Assolutamente sì. Lo vedresti titolare ovunque. Cioè, De Bruyne anche al Bayern Monaco sarebbe titolare. È titolare ovunque. Qualsiasi squadra tu metti a fianco a De Bruyne, stati ben tranquillo che De Bruyne è titolare. Perché dà qualcosa alla squadra che molti non sanno dare. Cioè, è il classico centrocampista abile nelle fasi.
Perciò quando io valuto i centrocampisti, certe volte mi dite: Matt, ma che palle con queste fasi? No, ma le fasi sono importanti, perché senza fasi, senza capacità di passare dalla fase difensiva alla fase offensiva, senza capacità di agire a tutto campo, il giocatore è incompleto. A me non servono giocatori incompleti, perché ne ho già molti di giocatori incompleti, servono giocatori completi. Quindi se c'è anche solo la parvenza di riuscire a prenderlo De Bruyne, statemi tranquilli che la Juve prenderà De Bruyne. E molti mi hanno anche scritto e mi hanno detto: tu sei uno che preferisce le mezzale fisiche in Serie A. Non è che io le preferisca, è che molto spesso le mezzale che hanno più successo in Serie A sono quelle che hanno fisicità. Ora, vedrei De Bruyne alla Juve meglio come trequartista o come mezzala? Per quanto è bravo questo ragazzo, io lo vedrei in entrambi i modi, perché se lo metti trequartista in un 4-3-1-2, lo liberi da tutti quei compiti difensivi che al City già fa, no? Al City lo fa, la fa la fase difensiva, anche in maniera minore rispetto a quello che dovrebbe fare, però la fa. Mettendolo trequartista tu lo liberi, no? Non perché un trequartista non fa la fase, ma perché un trequartista più che altro deve agire su altri quarti, solo quella la zona di competenza. Un giocatore che ordina i reparti, e quello De Bruyne lo sa fare. Se lo metti mezzala, comunque avresti una buona mezzala, perché avresti un giocatore che si inserisce ogni due minuti, si inserisce in area di rigore e sa anche coprire. Quindi De Bruyne è uno dei pochissimi centrocampisti sulla faccia della terra che può giocare in ogni campionato, in ogni squadra, in ogni momento della gara. Veramente, voi sapete quanto io sia maniacale nei ruoli, cioè io sono uno di quelli che so dove devo andare a parare quando parlo di ruoli. Nel senso, io vi dico: questo giocatore secondo me non può fare il trequartista, non può giocare a 5, non può giocare a 4, perché le vedo le gare, perché comunque avendo un po' di esperienza so che posso avere un'opinione che può essere considerata ad esempio valida, ok, rispetto magari a una persona che è più giovane e quindi non ha mai visto determinate partite, non ha mai letto determinate cose, non ha mai studiato determinate cose. Allora dice: mai metto, voglio prendere Pogba, lo voglio mettere trequartista, ma non è un trequartista. Voglio prendere Tonali, lo voglio mettere trequartista, ma non è un trequartista. Voglio prendere Dybala, lo voglio mettere punta, non è una punta. Cioè, l'hanno detto tre allenatori di fila. Quindi sono delle situazioni diverse. De Bruyne è un giocatore che potrebbe giocare da trequartista e potrebbe fare la mezzala. Tutto qua. Molti mi hanno scritto: Matt, ma queste sono tutte vostre domande che io ho utilizzato per fare il video. Matt, ma non è che c'è il rischio che se per caso la Juve dovesse, stiamo facendo delle ipotesi, prendere De Bruyne, andrebbe a pestarsi i piedi con Dybala? No, perché sono due giocatori che hanno uno stile di gioco simile, ma che alla fine hanno due finalità diverse, perché il compito di Dybala è quello di organizzare il gioco della squadra. Gliel'ha dato Allegri, con Allegri fece addirittura 26 gol stagionali facendo quel ruolo che gli aveva disegnato Allegri. Sarri lo sta usando nello stesso identico modo, solo defilandolo a destra per cercare di raccogliere gli inserimenti di centrocampisti che purtroppo però non si inseriscono mai, e quindi è un giocatore che organizza gioco. De Bruyne è un giocatore che ti allunga il gioco, cioè un giocatore che va in verticale, sono due giocatori diversi. Mentre Dybala va dietro a organizzare la manovra, De Bruyne potrebbe scambiare la posizione con lui e potrebbe comportarsi come se fosse una mezza punta pura più che un trequartista. Cioè un giocatore come De Bruyne, ragazzi, è un giocatore che ti garantisce velocità, che ti garantisce tecnica, che ti garantisce assist. Cioè, se la Juve prende De Bruyne, ma se il Real prende, se qualsiasi squadra sulla faccia della terra prende De Bruyne, fa un affare che voi neanche ve lo potete immaginare. Cioè uno di quei giocatori che tra 10 anni, 20 anni ricorderemo come uno dei migliori della sua generazione, domani uno dei migliori degli ultimi 30 anni di calcio giocato. E non ve lo sto dicendo perché considero De Bruyne una sorta di feticismo calcistico, ma perché trovo che De Bruyne sia proprio... Tu lo vai rigiocare e dici: cazzo, quello ha fatto la giusta manovra nel giusto punto, ha organizzato, cioè ha fatto tutto ciò che doveva fare all'interno del City. Il City e il gioco del City, gran parte del gioco del City è vincolato a De Bruyne. Quando voi vedete le transizioni, quando voi vedete gli inserimenti, quando voi vedete lo sfruttamento degli half spaces, si sta parlando di qualcosa che fa solo De Bruyne all'interno del City. Perché se sta aspettando che lo fa Sterling da esterno, o se lo fa, o che lo fa Mahrez, o che lo fa un giocatore come Agüero, facciamo notte, ragazzi. Se non c'è De Bruyne a organizzare lì, a mettere a posto le cose, il City non riesce ad andare avanti. Perciò cosa è successo quando il City ha perso? O De Bruyne non c'era, o De Bruyne era marcato a uomo. Marcate De Bruyne a uomo e il City perde il 70% del proprio gioco. E non è una critica a Guardiola, Guardiola ha fatto bene a rendere
De Bruyne il centro del gioco del City, perché è l'unico giocatore che poteva averlo quel centro. Ma se blocchi De Bruyne, tu blocchi il 70% delle azioni del City, perché è sempre lui quello che prende l'iniziativa. Ed è una cosa fantastica, straordinaria. È una cosa che fa paura, perché se tu ci pensi, avere un giocatore che è così al centro della manovra è quasi limitante per alcuni momenti. Ma quando hai in squadra uno come De Bruyne, tu non puoi dire no, io non lo rendo parte della sua cosa. Tu sei uno come De Bruyne, lo devi rendere al centro, devi mettere al centro della manovra. Un po' come quando avevi un Pirlo, era al centro della tua manovra, era proprio il punto in cui si snodavano le azioni. Fatemi sapere.